Benvenuta consigliera, Buongiorno, buongiorno, si buongiorno, accomodi. buongiorno a tutti. E dunque abbiamo questa apertura dei giornali che tratta del voto in Emilia-Romagna, ma Sì. prima di fare un commento sul voto io le chiederei di presentarsi e per farlo le sottopongo questa foto che la ritrae in un certo contesto. Sì, qui eravamo a Rimini, nella mia città, a Italia 5 Stelle, e quella parte di palcoscenico in quel momento era dedicata alla sanità. Io infatti fin dalla campagna elettorale, sia da attivista in precedenza, mi sono sempre occupata prevalentemente di sanità e ad oggi sono vicepresidente della quarta commissione, che è quella appunto che si occupa della sanità in regione. Lei è arrivata in regione con le ultime elezioni regionali del Sì. 2014 e oltre ad essere vicepresidente della Commissione Sanità si occupa anche di altre materie in altre commissioni. Sì, essendo riminese non potevo non occuparmi di turismo e quindi sono anche in seconda commissione e siccome oltre alla sanità il discorso del sociale è ovviamente strettamente legato poi anche all'ambito sanitario, sono anche in commissione quinta e mi sono occupata della legge sulla prima infanzia e comunque in generale mi interesso del settore della prima infanzia e della formazione. Benissimo, allora andiamo a vedere cosa dice la prima pagina del Corriere di Romagna, anche in omaggio alla nostra ospite riminese. Vediamo i titoli. Corriere di Romagna, sospetti brogli sul Titano, 600 schede precompilate. Gnassica, il sindaco di Rimini, sfida Carroccio e 5 Stelle, qui non passeranno alle amministrative. Gemmano, giù il PD. E, che è un paese in provincia di Rimini, San Clemente, altro paese, boom, Movimento 5 Stelle, Casteldelci, Lega al top. Quindi una sintesi di come è andato il voto a Rimini e provincia. E qui vediamo una foto con il nuovo senatore, il grillino Marco Croatti, portato in piazza Cavour da amici e altri attivisti del Movimento 5 Stelle, dopo essere stato eletto senatore nel collegio plurinominale. E poi una notizia invece di cronaca: guardia di finanza estorce denaro a disabile arrestato. Ancora un'altra pagina, andiamo su Modena, vediamo cosa come titola la Gazzetta di Modena oggi, in taglio alto, crisi PD, cresce la fronda anti-Renzi. Muzzarelli, che è il sindaco di Modena, lo scarica. Bonaccini, un partito meno social e più tra la gente. Avevamo già visto questa dichiarazione anche sul Corriere di Bologna. E poi 17 eletti con sorprese, 10 i modenesi doc, altri passano grazie ai nostri voti e ai resti, i famosi paracadutati, così erano stati definiti dalla stampa. Andiamo ancora sulla Gazzetta di Parma. Italia, maggioranza cercasi, c'è ovviamente quello che viene definito il rebus governo, come, quando e con chi verrà fatto questo governo. Parma passa il quinto leghista, il rebus dei seggi per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato e per il nuovo governo. Eletto nel proporzionale, Maurizio Campari, PD a secco, parlano gli ex parlamentari. E ancora, sulla Gazzetta di Reggio, che fa un titolo invece di cronaca: assalto in villa, botte e sequestro, banda in azione a Reggiolo, vittime due coniugi, bottino 5.000 euro. E poi nuove mappe dopo le elezioni politiche. Questa è la mappa dove in giallo sono raffigurati i voti presi dal Movimento 5 Stelle, in azzurro il centrodestra e in rosso il centro-sinistra. E sì, commenta da sola. Allora, consigliera, Sì. sul voto.
Assoluto, è indiscutibile che come singola forza politica siamo primi praticamente in tutta Italia, soprattutto anche il risultato storico nella nostra regione, che, il cui colore prevalente finora è stato il rosso, quindi legato al centro-sinistra. È ovvio che poi quando si parla di coalizioni il centro-destra ha avuto un forte risultato e quindi il fatto di concorrere da soli, ad esempio nell'uninominale, ci può aver penalizzato. Infatti all'uninominale non sono stati eletti i nostri candidati, però al proporzionale abbiamo ottenuto un ottimo risultato. Chiaramente noi, come si sa bene, non facciamo coalizioni, cioè vogliamo correre da soli. Questo non significa che, alla luce della legge elettorale che è stata fatta nell'ultima legislatura, sulla quale noi non eravamo d'accordo, e è brutto dirlo, ma l'avevamo detto che poi avrebbe portato a un non risultato, a una non certezza riguardo il risultato elettorale, poi chiaramente, come abbiamo già annunciato, siamo aperti e disponibili, qualora il Presidente ci volesse dare l'incarico di governo, ad aprirci sui temi, non ovviamente sulle poltrone come è stato fatto finora quando si sono formati i governi. Per noi sono interessanti i temi e tutti coloro che vorranno lavorare per risollevare il Paese dalla situazione in cui si trova. E a proposito di questo, ci sono quattro consiglieri regionali che vanno a Roma, sì. Quindi ci saranno delle surroghe, verranno nominati altri consiglieri. Sposterà qualcosa questa la venuta di quattro nuovi consiglieri? Uno, per esempio, è Tommaso Foti del Fratelli d'Italia, andrà a Roma lasciando, oltre che il proprio posto nel gruppo, nella figura di capogruppo, anche in ufficio di presidenza in regione. Cambierà qualcosa in assemblea legislativa? Staremo a vedere. Intanto abbiamo comunque 6 mesi di tempo per capire quali saranno le dinamiche, perché comunque gli attuali consiglieri regionali eletti anche in Parlamento hanno 6 mesi di tempo per comunque decidere, perché qualcuno potrebbe addirittura decidere di rimanere in regione e non accettare l'incarico in Parlamento, ma qualora decidessero tutti appunto di trasferirsi a Roma, sicuramente un dato interessante da valutare, per il quale magari speriamo di avere un'opportunità, è quello di entrare nell'ufficio di presidenza, dal quale siamo stati esclusi a inizio legislatura semplicemente perché ci siamo astenuti sulla presidenza in assemblea della consigliera Saliera, della presidente, Saliera. Della presidente, sì. Quindi all'epoca, per una nostra astensione, diciamo, siamo stati puniti, mettiamola così, con una non presenza in ufficio di presidenza. Speriamo che ad oggi anche le dinamiche cambiate riguardo il peso elettorale, il peso politico che ha il Movimento 5 Stelle sia in regione sia a livello nazionale, possa portare un'opportunità per avere anche un nostro membro all'interno. Bene, sul tema invece vaccini, ecco, su questo tema chiederei alla consigliera Sensoli di dirci qualche cosa, perché è un tema che è stato anche trattato molto, sì, in regione. La regione, sì, è stata la prima in Italia a fare una legge che introduceva nuovamente l'obbligatorietà dei vaccini, cui è seguita quasi un anno dopo una legge nazionale. Adesso la legge nazionale fissa una data, il 10 marzo. Uh-huh. Che cosa dovrebbe avvenire entro il 10 marzo in base alla legge nazionale e qual è la sua valutazione sulla situazione? Ma purtroppo in base alla legge nazionale il 10 di marzo dovrebbero scattare le sanzioni e le eventuali esclusioni dei bambini non vaccinati dalla frequentazione degli asili e dei nidi. Noi, come abbiamo espresso più e più volte, nonostante sia stato cercato di far passare un altro messaggio, non siamo assolutamente contrari alle vaccinazioni, lo riteniamo un metodo efficace naturalmente per la prevenzione di tante malattie, hanno debellato tante malattie pericolose e mortali. Quello verso cui siamo sempre stati critici e contrari a partire dalla legge è un obbligo che costringe alcuni bambini a restare a casa e esclude sostanzialmente i bambini da un percorso formativo che può iniziare già dagli asili nido, comportando delle difficoltà anche per le famiglie che magari non riescono poi a gestire in casa privatamente i bambini, perché sappiamo che ad oggi
Naturalmente la maggior parte dei genitori lavorano, anche le mamme lavora, l'Emilia Romagna è una delle regioni con il maggior numero di donne lavoratrici, quindi si è creato effettivamente un problema a livello sociale, soprattutto si è creato uno scontro tra genitori che secondo noi è inaccettabile. Per una politica che vuole definirsi sana, questo scontro è inaccettabile. Noi siamo contrari al metodo dell'obbligo, non alle vaccinazioni. Abbiamo sempre preso ad esempio la Regione Veneto, la quale ha invece usato il metodo della raccomandazione e usando questo tipo di metodologia, cioè informando i genitori, rassicurandoli, colloquiando con i genitori in maniera appropriata, poi si è visto nel lungo periodo che in realtà le percentuali di bambini vaccinati nel tempo sono aumentate. Adesso però il Veneto si dovrà attenere chiaramente a una legge nazionale. Vediamo quali sono le tempistiche, come ce le racconta il resto del Carlino, rispetto appunto all'obbligo vaccinale che investe non solo nidi e materne, ma anche i ragazzini fino ai 16 anni. Con una differenza naturalmente, sì? Che a partire dalla scuola dell'obbligo fino ai 16 anni naturalmente non possono essere esclusi dalla frequentazione della scuola, mentre i bambini da 0 a 5 anni possono essere, anzi dovranno purtroppo essere esclusi dalla frequentazione delle scuole dell'infanzia. Il primo paradosso che abbiamo evidenziato noi è proprio il fatto che se veramente questa legge voleva tutelare la salute dei bambini, magicamente dai 6 anni in poi basta pagare una multa e non si è più così, per così dire, contagiosi. Cioè, questo è un primo paradosso di questa legge. Ma basta forse pagare, anche perché il sistema immunitario è più rinforzato. Ma guardi, forse, non lo so. Adesso io non sono un medico, però insomma abbiamo avuto fior di consulenze che ci confermano che questa legge è stata fatta in una maniera piuttosto irrazionale, si è preso di pane i cittadini. L'appello che abbiamo fatto noi al presidente Bonaccini, il quale per primo dice che la nostra regione è, per così dire, secondo le loro valutazioni fuori pericolo, perché abbiamo superato quel famoso 95% di immunità di gregge che è stato preso come riferimento, sì, dalla legge. Abbiamo fatto un appello per far sì che comunque anche i bambini non vaccinati continuino almeno a terminare l'anno scolastico, perché non ci sembra giusto che si arrivi a pochi mesi dalla fine dell'anno scolastico a escludere dei bambini dal loro contesto sociale. E io tornerei sull'argomento sanità con la nostra consigliera. A partire da un protocollo d'intesa che è stato firmato dalla Regione Emilia-Romagna assieme alle Regioni Lombardia e Veneto sull'autonomia. Sì. Di che cosa si tratta? Che cos'è l'autonomia? Quando parliamo di autonomia, che cosa si devono aspettare i cittadini e che cosa è stato questo protocollo? Ma guardi, questo protocollo, se dobbiamo fare un commento dal punto di vista politico, purtroppo per noi è stato solo uno slogan elettorale in vista appunto delle elezioni, perché inizialmente si parlava di accordo, di protocollo, poi si è passati a una pre-intesa, perché naturalmente si è arrivati a scadenza del governo e quindi poi bisognerà nuovamente mettere mano a questo accordo, e se il futuro governo sarà in linea con quello che è stato fatto precedentemente, magari la procedura sarà snella e quindi si procederà in quella direzione, diversamente si dovrà ricominciare da capo. Noi questo l'abbiamo detto fin dall'inizio, ci sembrava un po' una presa di posizione da parte del presidente Bonaccini, il quale non ha voluto consultare i cittadini, a differenza di come hanno fatto Lombardia e Veneto, e quindi ha voluto procedere da solo. Siamo riusciti quantomeno a far coinvolgere in parte l'assemblea, anche alcune richieste nostre per fortuna sono state accettate, però diciamo che ad oggi è ancora tutto abbastanza fumoso e francamente ad un anno e poco più dalla scadenza anche del mandato regionale lo vedo di difficile applicazione, quindi staremo a vedere. Naturalmente ci sono delle materie, vedi la sanità, dove già le regioni sono piuttosto autonome. Naturalmente avere ancora più autonomia su alcuni campi, vedi ad esempio quello dei ticket sanitari, sui quali noi abbiamo insistito parecchio, sicuramente può avvantaggiare le regioni virtuose, e
questo vantaggio naturalmente deve andare a favore dei cittadini. Già un paio d'anni fa era stata accettata una nostra risoluzione che chiedeva all'assessore Venturi di ridurre tutti quei ticket sanitari che andavano a diciamo così, far costare in maniera eccessiva le prestazioni erogate dalla regione, tant'è che molti cittadini preferivano rivolgersi al privato piuttosto che al servizio pubblico, perché addirittura il settore privato, soprattutto per esami e diagnostica, aveva dei prezzi più concorrenziali rispetto al pubblico. Quindi diciamo che tutte quelle sezioni della sanità che possono essere gestite autonomamente dalla regione a vantaggio del servizio pubblico e dei cittadini, ben vengano. E quindi quando si parla di autonomia, come ci stava ricordando lei, si tratta di allargare la possibilità di intervento della regione su determinate materie. Sì. Oltre alla salute, sanità, c'è il tema del lavoro. Sì. Anche se il lavoro, diciamo, comunque è prevalentemente materia dello Stato, rimangono alcune competenze. Noi ci auguriamo, ad esempio, per quanto riguarda il mondo della cooperazione, che la Regione Emilia-Romagna riesca ad agire in maniera più efficace, soprattutto sui controlli. Notizie insomma degli ultimi mesi è sì. la questione della Castelfrigo sì. di Modena, però il problema non riguarda solo le cooperative spurie, perché poi queste cooperative fittizie naturalmente vanno a vendere i loro prodotti molto spesso alle cooperative che lavorano invece in maniera ligia e in maniera aderente alla legge, però fatto sta che è un fenomeno economico alla nostra regione, interno alla nostra regione, che pesa molto sull'economia appunto regionale, tant'è che pare che un lavoratore su tre, adesso non ho i dati precisi, ma indicativamente un lavoratore su tre in Emilia-Romagna è impiegato in questo settore, quindi sicuramente per quanto riguarda i controlli, specialmente su questo tipo di settore, cioè quello della cooperazione, possono portare vantaggi nei confronti dei lavoratori e arginare il fenomeno purtroppo delle cooperative spurie. E a questo proposito, in assemblea legislativa, ricordiamo ai telespettatori, si è aperta una nuova commissione, è stata insediata sì. una nuova commissione che avrà proprio il compito di esaminare questo fenomeno e di fare delle proposte. Immagino lei è membro sì. di questa commissione. Sì, sono membro di questa commissione. Quello, visto che è una commissione di studio, ci auguriamo nei prossimi mesi di collaborare ad esempio con tutti quei settori che possono darci una mano nel fare un quadro esatto della situazione per settori, intendo le università, le facoltà di economia, così come naturalmente tutte le associazioni di categoria. Vogliamo portare avanti come Movimento 5 Stelle, mi auguro insomma poi come tutta la commissione voglia fare, un lavoro condiviso con la società per far sì che si riesca ad avere innanzitutto un quadro preciso e poi agire naturalmente di conseguenza con gli atti normativi che spettano all'Assemblea legislativa per poter risolvere purtroppo questo buco, questo neo che si è creato all'interno della nostra regione. Anche per carenze a livello legislativo nazionale? Sì, diciamo che forse in Italia, come abbiamo detto durante tutta la campagna elettorale, di leggi ce ne sono fin troppe. C'è stata nel mondo della cooperazione un problema a livello nazionale di questo tipo. Tutte quelle cooperative che aderiscono alle centrali cooperative, quindi LegaCoop piuttosto che Confcooperative eccetera, secondo noi hanno il problema per cui molto spesso il controllore e il controllato coincidono, cioè faccio l'esempio della vecchia Coop Costruttori fallita, che è stato un altro danno enorme per il territorio ferrarese e che ha creato ovviamente poi anche l'azzeramento di molti risparmi dei cittadini. In quel caso lì la centrale cooperativa a cui aderiva Coop Costruttori faceva sia i servizi di contabilità che di controllo dei bilanci. Naturalmente qualche cosa è andato storto, perché probabilmente il controllore e il controllato coincidevano e quindi qualcuno non ha fatto il proprio dovere. Questo da un lato. Chi non aderisce ad esempio alle centrali cooperative dovrebbe ricevere i controlli dal Ministero, ma il Ministero non stanzia più fondi da anni per far sì che gli ispettori poi vadano a controllare che sia tutto in regola.
E quindi speriamo che insomma, vengano investite ancora più risorse sui controlli. Ci stiamo rapidamente avviando alla fine di questa puntata. Domani è l'8 marzo, in regione sono stati dati dei dati anche sul bilancio di genere, quindi tutta una serie di iniziative che la regione ha fatto proprio in un'ottica di genere. Affronteremo maggiormente questo tema domani appunto con il nostro o la nostra ospite, vedremo, ancora non vi so annunciare chi verrà in studio domani. Solo un invito al volo o un augurio al volo per le donne in questa regione. Ma io auguro ovviamente a tutte le donne di trovare in questa regione sempre più supporto, sempre più aiuto. Il programma del Movimento 5 Stelle a livello nazionale, e che poi riproporremo a livello regionale, incentiva l'aiuto alla famiglia, il sostegno alla famiglia. Abbiamo preso a riferimento il modello francese perché molto spesso le donne nella nostra regione in Italia vengono penalizzate per mancanza di supporto e servizi. L'augurio appunto che posso fare di poter trovare nella politica e nel pubblico tutto quell'appoggio che serve alle donne ad oggi per emanciparsi ancora di più. E noi sappiamo di quanto aiuto c'è ancora bisogno. E con questo augurio io saluto la nostra consigliera Raffaella Sensoli, grazie per essere stata con noi. Le faccio anche un augurio personale per la sua gravidanza. Grazie. E io vi do appuntamento a domani, sempre alle 9, qui su Lepida TV, canale 118 del digitale terrestre. Un caro saluto da Isabella Scandaletti.